Ed è con questo pezzo che Elton John del 73 per la prima volta raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli americana. E poi, siccome il sole è profeta in patria, per raggiungere il primo posto in Inghilterra dovrà aspettare il 1976. Ripartiamo così con Crocodile Rock, Elton John su Radio Capital. Buona domenica, io sono la Mario, 13.08. Al telefono mi collego con la mia amica Flavia Capone, letture metropolitane.it, perché anche oggi abbiamo un libro. Se lo legge lei, vuol dire che lo possiamo leggere tranquillamente anche noi. Flavia! Eccomi, buongiorno. Buongiorno. Te la stavi ballando, Elton John? Sì, no? Abbastanza. Abbastanza. Senti, che cosa ci proponi? Allora, guarda, il libro di oggi si intitola Domani avremo altri nomi. È di Patrizio Pron, portato in Italia da Surl con la traduzione di Francesca Lazzarato. Lui è uno scrittore argentino. Mm-hmm. La storia è molto semplice. È la storia di una coppia, un lei e lui, che non hanno nomi ma sono definiti da questi pronomi, appunto lei e lui, che si lasciano. Tu direi che c'è di interessante. Aspetta, cioè, però fatelo perché... dire, che c'è di interessante? Cioè, il fatto che è una, innanzitutto è una storia universale e condivisibile, cioè tutti quanti noi possiamo in qualche modo leggerla anche con i nostri occhi. E poi Pron praticamente analizza questa separazione anche attraverso tutto ciò che c'è attorno e dopo una separazione, quindi le persone, gli amici, come reagiscono i familiari, i motivi per cui si sono lasciati, le cose che cambiano, le situazioni che si modificano, anche i grandi temi come per esempio la maternità, ma anche il sesso, il tradimento. Quindi alla fine è una storia talmente semplice che raccoglie un po' tutto. Senti, gli altri personaggi hanno dei nomi? Allora no, hanno delle lettere puntate, delle iniziali puntate, quindi in realtà non è importante il nome delle persone, perché proprio è talmente universale come storia che non c'è bisogno che abbiano una individualità, insomma, definita. Trovo molto interessante questa scelta, proprio dal punto di vista narrativo, che credo però non abbia nulla a che vedere con l'identità di genere di cui si parla oggi, è un po' un concetto diverso. No, perché in realtà poi le dinamiche di una coppia non cambiano più di tanto, cioè quando si tratta di due persone, e utilizzo il termine persone non a caso, poi quello che succede nel momento in cui ci si lascia dipende, insomma, dalla relazione, non dal genere. Credo, certo, no? E poi no, perché riflettevo, non è che mi ha portato fuori pista, però il fatto che inizialmente ci siano un lei e un lui, in un momento in cui tu non sai più come relazionarti alle persone che hai di fronte, io lo dico perché proprio ho dei grossi problemi anche in radio ogni tanto a declinare i verbi e parole, perché insomma, come dire, i leoni da tastiera si sono moltiplicati come gremlins dopo Zanna. Quando tu mi hai detto lei e lui, allora inevitabilmente sono andata verso l'universo maschile e l'universo femminile. Così dovendo sì, poi. Certo. Allora, in questo caso specifico, in realtà, ecco, poi il punto di vista di lui è abbastanza definito rispetto a lei. Okay, perché appunto, okay, per esempio, okay, il discorso della maternità, loro hanno un punto di vista molto diverso su questo, non senza spoilerare, però insomma è proprio una differenza tra maschile e femminile. Però le dinamiche di due persone che si lasciano, ecco, io quelle trovo che siano più universali. Bravo Pron, allora, Patrizio Pron, giusto? Sì. Allora, abbiamo detto domani avremo altri nomi, e già comunque il titolo devo dire che è evocativo, mi piace tanto. Quante pagine? Perché poi le persone, sai, sotto l'ombrellone comunque ci tengono anche a queste cose. Guarda, al momento non l'ho davanti precisamente, ma siamo sicuramente più di 200. Io anche, in realtà l'hai mandato anche a me, però la versione digitale, per cui non ti saprei dire se è mappazzone o meno, quindi per quello te l'ho chiesto, non volevo metterti in difficoltà. Va bene, allora letturemetropolitane.it è proprio il punto di riferimento, la piattaforma per l'intera settimana. Per ascoltare invece la vocina della founder di questa piattaforma, Flavia Capone, l'appuntamento è su Radio Capital domenica prossima. Ma tu sei già in vacanza? Diciamo che quest'anno il concetto di vacanza è molto vago. Allora te ne faccio un'altra di domanda per portarti dentro la trasmissione. Il tuo piccolo grande atto rivoluzionario nel tuo quotidiano qual è? La pazienza. C'è Elisa dalla redazione che si è subito girata con un sorrisone, qua ti stiamo facendo la ola. Va bene Flavia Capone, grazie mille, buona giornata, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Radio Capital.